la magia. Secondo voi cos'è la magia? Qualcosa che viene da lontano, da qualche punto nascosto nell'universo, fra le stelle, le galassie? Oppure qualcosa che viene dal passato, dai tempi di Mago Merlino, dagli Egizi, da Atlantide? E se scopriste che la magia viene da dentro di voi, ed è qui, ora, tra persone che continuano a credere nelle fantasie e i sogni di quando erano bambini? Questa storia inizia in un paesino del nord Italia, vicino a Torino. C'era nebbia quella sera. Diamo combina lassù. Lo sa che la sera alle setture? Joan! Ma passa troppo dentro la stanza. Adoria sortire a pieno d'aria. Alla sua età, mi stava sempre fuori a giocare con la bala o con i bocce. E lui preferisce stare dentro. E non è normale. Ma che problema c'è? Roberto! La sera è pronta! Ti puli spettello, mentre una minuta mangio. E mangia. C'è solo una cosa che proprio non sopporto. È la mancanza di puntualità. Se ti dico che la cena è alle 7, io mi aspetto che alle 7 in punto tu sia seduto a tavola. Sì, papà. Vedi che non succeda più, Roberto. Ehi! Non posso venire alla partita. Perché no? Devo finire di lavare. E poi mio padre non mi darà mai il permesso. Sta per fare buio. E tu esci di nascosto. Certo, come no. Dai, Roberto, è da una settimana che pianifichiamo questa partita. Tu sei uno degli attaccanti. Fai come vuoi. Se cambi idea, sai dove trovarci, ok?
No! Maledizione, ma da dove è arrivato? Chi sei? Da dove vieni? Ero sicuro di aver sentito uno schianto. Devi fidarti di me, ok? Dovresti stare qui questa notte. Non posso lasciare che ti vedano. Tornerò domani prima dell'alba. Tu resti qui, vero? Alberto, non è che ci stavi evitando? No, no, è solo che... Bell'affare darci pacco prima della partita. Abbiamo giocato con un uomo in meno in campo. Non è colpa sua. L'amore della mamma doveva finire di lavare i piatti. Almeno li hai lavati tutti, Obertino. Non farlo piangere, che suo padre è uno sporco sbirro. Se vuole ci mette tutti dentro. Ora basta. Senti, Strambo, questo non è il tuo posto. Continua a fare i tuoi esperimenti da demente per conto tuo. Mi dispiace, non avrei dovuto dirgli dei piatti. Non avrebbe fatto alcuna differenza. Domani invece ci sarai? Sì. Sì, certo. Ehi,
Hai sentito un rumore forte mentre eri al campo? Tipo di uno schianto? No. No, perché? No, nulla. Aver sentito la cava qui vicino. Alcune volte di notte fanno esplodere le mine. Sole all'esterno dell'orbita terrestre. Prima di incontrare Marte, la sonda si troverà in una posizione più avanzata rispetto al pianeta. Ho pensato che avessi fame. Prendi, è per te. Lo so, ha un odore orribile, ma ti assicuro che il gusto non è male. Cosa... come... da dove vieni? Ieri ho visto qualcosa. Non sono sicuro di cosa. E poi lo schianto. Non sei di questo pianeta, vero? Sai dirmi qual è il tuo nome? Roberto. Una spirale. E questo è il tuo nome? Oddio, sono in ritardo. Devo andare a scuola. Ci vediamo dopo lezione, ok? A dopo.
No, non posso venire. Perché? No. Lo so, mi dispiace. È che devo andare a casa a lavorare su un nuovo esperimento. Un nuovo esperimento. Un nuovo fluido. Ancora. Perché c'è questa strada? Questa porta al parco. Io stavo venendo qui per avvisarti che non ci sarei stato per giocare. Allora io giro qui. La prossima volta... Sì, lo so. Questi segni li ho già visti. Sembrano quelli... Non possiamo stare qui. Vieni. Questa è camera mia. Lo so, è un po' come il formaggio. No! Questo non si mangia. Sì, lo so. Avrei dovuto prendermi più cura di lei. Come hai fatto? Lo hai pensato? Ci hai creduto? Funziona. Ma io ci ho creduto. Cosa c'è? Roberto! Accessati la stanza! È arrivato Michele per giocare! Sì, un attimo, mamma! Come mai te la sbuttare tanta, rispondi? Scusa, stavo leggendo. Michele è qui.
lascio giocare. Ah, Oberto, ricordi, la segna alle assetture. Cosa? Sì, alle 7 hai ricevuto. Cosa? Sì, lo so, mi sono comportato male prima, mi dispiace. Solo che in questi giorni sei più strano del solito. Sono venuta a chiederti se volevi venire a giocare al campo con me. Sì, volentieri. Mi farebbe bene un po' d'aria fresca. Che diavolo! Se adesso tolgo la mano, mi prometti di non urlare? Io non so da dove cominciare. Lei è Spir. Spir? Sai, l'altra sera, quando ti ho chiesto se avevi sentito un rumore insolito. L'altra sera? La stai tenendo nascosta da quasi 2 giorni. Sì, ma l'ho chiesto perché mentre eri al campo è successo qualcosa di strano. Senti, io non so chi sia, o che cosa sia, o da dove venga. Però so che qua per un motivo. Quale? Non lo so. Però mi ha insegnato delle cose. Che tipo di cose? Non devi dare di matto, ok? Cosa stai facendo? Come? Come hai fatto? Come si fa? Basta crederci e volerlo. È un po' come nei sogni. Puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi posso riuscirci anch'io? Credo di sì. Forse ti serve ancora un po' di pratica. E perché se no? Che cosa c'è? È solo che non capisco perché non mi hai detto di lei prima. Dopo tutte le volte che ti ho coperto le spalle quando un esperimento non andava a buon fine. Non ti fidi ancora di me? No, non è questo. Pensavi che non riuscivo a mantenere il segreto? No. Aspetta! Devo andare a parlargli. Dove pensi di andare, sfigato? Dov'è il tuo amico Strambo? È rimasto a casa? Starà giocando con le sue cose da demente. Wow, 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 wow! Non così in fretta. Abbiamo appena iniziato con te. Non capisci? Ti vogliamo aiutare. È tempo che tu capisca quali compagnie sono da evitare. Guarda, guarda, al grido d'aiuto lo Strambo è apparso subito. Lasciatelo stare! O se no, chiami il tuo paparino. Anche questo? Veramente non sapevo di poterlo fare. Dov'è Spir? Devo trovarla. Spir, dove eri finita? Mi hai fatto spaventare. Devi andare.
così presto. Hai ancora tante cose da insegnarmi. Non lo so, ma so solo che tornerà. Ehi, chi era? Mutar, Levi, Etinal, Bach.